Benvenuti alla seconda puntata del nuovo anno, la tredicesima puntata della serie Il Bersaglio. E quest'anno, nuovo anno, vorremmo però andare a recuperare un tema che, con cui ci eravamo lasciati l'anno scorso, e cioè il tema delle doppie professioni. Avevamo visto il 18 di dicembre con l'avvocato D'Andrea il tema dell'avvocato che è anche revisore, anche se diciamo poi il revisore non lo fa, però è un altro discorso. E oggi con l'avvocato Tomelleri, che invece è anche amministratore di condominio, vorremmo parlare con lei proprio di quei professionisti che esercitano contemporaneamente due professioni che possono anche sembrare molto diverse tra di loro. Molto distanti, Anche molto distanti, distanti. certi. E mi sembra una curiosità molto interessante perché certamente i clienti di studio sono una cosa e i condomini sono un'altra, e se ne sa qualcosa, insomma. Forse l'ha capito anche l'avvocato Tomelleri, che è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra musica, ok? Per cui io le passerei sicuramente subito alla domanda. Come amministratore di condominio, pensa che l'essere un avvocato rappresenti un valore aggiunto per i condomini? Sicuramente sì, nel senso che io ritengo che mentre anni fa l'amministratore di condominio era più un mero contabile, no? Una rendicontazione, consuntivo, un preventivo, negli ultimi anni invece sorgono talmente tante litigiosità che effettivamente il lavoro di avvocato mi aiuta tante volte a risolvere non solo le litigiosità, ma anche nella valutazione di contratti con i fornitori. Quindi diciamo che in una figura unica hanno anche la fortuna di avere un legale che può già effettuare delle valutazioni appunto legali senza chiamare appunto un'altra figura professionale. Quindi in un'unica figura ce ne sono due in pratica, due professionisti. Paghi uno e porti a casa due, insomma. Esattamente, bravissimo, bravissimo. Infatti, devo dire che la maggior parte dei miei condomini sono assolutamente piacevolmente colpiti da questo aspetto, perché anche in sede di assemblea condominiale, laddove ci fossero delle problematiche giuridiche, naturalmente do delle risposte immediate senza dover ricorrere, nel caso fossi stata solo amministratore di condominio, ad un altro professionista. Quindi qualsiasi domanda giuridica mi dovesse essere posta, c'è subito una risposta immediata, nell'immediato, quindi anche con delle valutazioni nel caso in cui occorre o dovesse occorrere entrare in causa per tutte le questioni che insorgono, ahimè, ultimamente all'interno appunto di un condominio. Quindi sicuramente è un valore aggiunto e in questo caso la professione di avvocato mi aiuta tantissimo a sbrogliare delle questioni in tempi abbastanza brevi. Perfetto. Nonostante la sua doppia professionalità, lei comunque recentemente ce lo diceva che si è avvalsa del contributo, appunto, siccome noi parliamo di professionalità di revisori, in questo caso le si è avvalsa della collaborazione di un pool di revisori per sbrigliare un attimo una situazione abbastanza complicata. Lei lavora nella provincia di Mantova ed è uscita fuori dalla provincia addirittura per cercare questa professione per far sì che le desse una mano a uscirne fuori. Ci dice come mai ha preso questa decisione, avendo appunto buone professionalità dall'amministratore all'avvocato, che poteva darle una mano. Allora, guardate, ho avuto l'occasione di partecipare a questo bando, tra virgolette, per poter così acquisire il mandato di questo condominio. Nel momento in cui sono stata scelta come amministratore, dopo 2 mesi, purtroppo non ho avuto la collaborazione del precedente amministratore nella contabilità dei 3 anni gestiti appunto dal precedente professionista, e mi resi conto che comunque c'erano delle situazioni che non erano ben chiare. Quindi
Diciamo che la professione in questo caso dell'avvocato ha prevalso, poiché ovviamente per poter eventualmente adire un'azione legale contro il precedente amministratore non potevo ovviamente predisporre io un controllo contabile e quindi mi sono avvalsa di un pool appunto di revisori perché mi dessero delle risposte, soprattutto a suffragio di quelli che potevano e che sono ancora tuttora, perché la revisione è in corso, di tutti quei dubbi che io ho avanzato e che, ahimè, si stanno concretizzando invece in un dato di fatto, perché ovviamente una revisione contabile con una certa professionalità mi dà anche un aiuto ovviamente nel momento in cui dovrò adire l'azione legale, perché senza quella si potrebbero trovare delle insidie nel procedimento legale che poi si andrà a radicare naturalmente prima con una mediazione, poi naturalmente nel caso in cui la mediazione non dovesse andare a buon fine in una causa civile vera e propria presso il tribunale. Quindi sicuramente ho ritenuto e ho spiegato anche ai condomini la motivazione che mi ha portato a questa scelta e devo dire che i condomini mi hanno seguita in questa scelta, perché appunto ho spiegato le ragioni per le quali era necessario avvalersi del pool di revisori e quindi questo è stato, hanno accolto la mia valutazione e adesso appunto siamo in corso di revisione e vedremo ciò che accadrà alla fine della revisione e il proseguo poi contro il precedente amministratore. Come si è trovata lei in questa situazione? Che approccio ha avuto con questi revisori? Allora, devo dire che mi sono trovata e mi sto trovando molto bene, pur nella difficoltà, perché comunque giustamente i revisori chiedono tutta una serie di documentazione, giustamente per poter valutare le situazioni sulle quali io ho posto i miei dubbi. Quindi c'è stata da parte mia più una difficoltà nel ricostruire documentalmente tutto ciò che i revisori mi hanno chiesto, perché purtroppo non ho avuto e non ho la collaborazione di chi mi ha preceduta, ma il rapporto con i revisori è senz'altro stato di una grandissima professionalità e quindi laddove io ho visto che magari manco, perché naturalmente non si può sapere di tutto, perché non si è tuttologi, sicuramente ho un grandissimo supporto per comprendere anche magari degli aspetti che non sono troppo nelle mie corde. Quindi sicuramente c'è una grandissima collaborazione e quindi si lavora in tandem, diciamo così, nel senso che si sta lavorando con una grande collaborazione e una grande stima reciproca. Volevo fare un'ultima domanda. Ha ricordato che lei non è a Mantova come territorio e quindi è, diciamo, un ambiente anche un po' provinciale, oggettivamente, insomma, una provincia piccola, eccetera. Presumo e immagino che il suo ruolo di amministratore e di avvocato sia una posizione non molto diffusa, non molto rintracciabile, diciamo. E che cosa pensano, oppure che cosa pensa che dicano i suoi colleghi di questo suo ruolo, questo suo doppio ruolo e addirittura questa sua, diciamo, scelta di percorrere territori nuovi come quelli della mediazione, della revisione condominiale? Ma allora, come in tutte le professioni, ci sono le invidie, ci sono assolutamente tante situazioni che non c'entrano nulla con la professione in realtà. Io prima di diventare avvocato sono stata amministratore di condominio, poi l'esame di Stato è arrivato in un secondo momento, quindi diciamo che la prima professione è stata quella di amministratore di condominio, poi è arrivata in un momento successivo quella dell'avvocato. Naturalmente sta sempre nelle persone, quindi c'è la persona intelligente che comprende assolutamente i due ruoli, c'è invece quello magari un po' più invidioso, mettiamola così, che avendo due attività magari non sei vista di buon occhio, però ripeto, è solo una questione proprio di forse di invidia professionale più che
più che di altro, perché poi alla fine poter svolgere queste due professioni non sono in conflitto l'una con l'altra. L'unica cosa, ovviamente, nel momento in cui io ho bisogno di radicare o delle mediazioni o delle cause civili, mi avvalgo di un altro professionista, perché ovviamente c'è la mia incompatibilità, ovviamente, a sottoscrivere un atto giudiziario radicato dal condominio che amministro io, ma questo ovviamente è giustissimo, perché c'è proprio il conflitto di interessi in questo caso, ma le due professioni che svolgo, se svolte assolutamente nella correttezza del codice deontologico e di tutto quello che ne comporta, sinceramente fino adesso non mi ha dato grossi problemi, poi sinceramente guardo il mio praticello, vado avanti, e anche perché c'è poco tempo sinceramente di sentire magari i rumor dei colleghi o di quant'altro, per cui si lavora veramente a molto, molto, in maniera molto stringata, molto, molto stretta tutti i giorni, per cui qualunque cosa, che se ne parli bene o male, basta che se ne parli poi alla fine, quindi va benissimo così, qualunque cosa sia. Comunque non è solo doppia veste, ma triplice veste anche di mediatore. Avremo occasione comunque di sviscerare anche questo nelle prossime puntate, la ringraziamo. Ok, benissimo, quindi ringraziamo l'avvocato Tomelleri, che avete visto ci ha permesso di andare, sotto il Po siamo quasi, no siamo ancora sopra il Po, veramente siamo sopra il Po, comunque di spaziare e con nei vari territori, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata del Bersaglio, e ci salutiamo ricordandovi che se avete domande o suggerimenti o quesiti da porre potete scrivere a tv@istitutoicaf.it. Arrivederci. Grazie a voi.